Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio far vedere come realizzo le lingue di gatto. Sono super buone e molto molto semplici da realizzare. Ma adesso basta chiacchiere e iniziamo. Per prima cosa mettiamo all'interno della nostra planetaria il burro ammorbidito, lo zucchero a velo, il sale e la vaniglia e lasciamo girare con la foglia. Quando tutto risulterà bello cremoso, esattamente così, possiamo aggiungere poco per volta gli albumi. Una volta assorbito, inizio ad aggiungere altri albumi. Lasciamo sempre far assorbire tutti gli albumi prima di aggiungerne altri. Quindi metto un po', faccio assorbire, metto un po', faccio assorbire. Una volta che gli albumi sono stati assorbiti, possiamo aggiungere la nostra farina setacciata. E iniziamo a mescolare delicatamente. Una volta pronto l'impasto, questo è il risultato. Ora lo prendiamo e lo mettiamo all'interno di una sac à poche. Se non sai come si usa la sac à poche, non ti preoccupare, ho realizzato un video dove te lo insegno passo passo. Ti lascio il link qui in alto a destra. Ma ora continuiamo. Prendiamo la nostra teglia foderata con carta da forno, sac à poche in mano. In questo momento sto utilizzando un beccuccio da 1,4 mm. E iniziamo a fare questa forma. È una forma allungata. Scusate, ma con una mano non è molto semplice tenere il telefono da una parte e la sacca dall'altra. Comunque dovete fare semplicemente dei piccoli eclair, mini savoiardi, chiamateli come li volete, comunque delle striscioline piccole. Questo è il risultato e voilà, continuate a fare tutte le altre teglie finché non finite l'impasto. Allora, io in questo caso, come già detto prima, ho utilizzato un beccuccio da 1,4 mm. Se ce l'avete più piccolo va benissimo, anche da 8 mm è perfetto. Potete utilizzare sia le teglie con carta da forno oppure semplicemente le teglie imburrate e poi andate a mettere l'impasto sopra. Una volta tutto pronto potete metterlo in forno statico a 200 gradi, altrimenti ventilato a 160-170 gradi. Ma comunque tranquilli, al fondo di ogni video trovate tutto quanto scritto. Passato il tempo in forno, ecco le nostre lingue di gatto. Semplicissime, buonissime, provatele anche voi e fatemi sapere che cosa ne pensate. Come avete visto sono semplicissime da realizzare e sono anche molto veloci da mangiare, molto molto molto. Comunque, a parte gli scherzi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, provate anche voi la ricetta e seguite il canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che pubblico. Più siete a seguirmi, più io posso portare contenuti sempre nuovi ogni settimana. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video.